che fa direttamente da Domenica Inn. Ciao. Sono arrivata, ce l'ho fatta. Ciao. Brava. Ciao. Qua. Sono qua. È un miracolo. Ce l'ho fatta. Dobbiamo stare distanziati. Era terrorizzata dal razzo cinese oggi, mi ha detto anche lei. Invece niente. Ma scusa, io ti ho sentita, ma insomma, prima il video. Adesso il razzo. Tu sai che io vivo a Roma e dormo praticamente... Faccio scaletta? No, in una mansarda. Guarda che noi due cadiamo. Io non ho mai dormito stanotte perché il razzo doveva, questi pezzi di razzo dovevano cadere. Dei grandissimi pezzi di razzo. Alle 2.38 io ero sveglia e dicevo, perché avevano detto lontani dalle vetrate, la mia solo vetrate la camera da letto. Non dormite all'ultimo piano, io sto all'ultimo piano. Io ho detto vado a dormire in albergo perché dovevo anche fare domenica, io dico non dormo, arrivo molto. E poi ho detto no, mi prendo un po' di N, io vivo con le N ormai. Però le N non ha fatto effetto. Mi sono svegliata alle 2.20. Alle 2.20 ho detto aspetto le 2.38. Come Capodanno. E sento un rumore e scappo. Capodanno. Chissà la delusione. Praticamente poi ho fatto mattina. Sì, la delusione. I pezzi non sono caduti. Niente. Non erano in Puglia, avevano detto basso Lazio. Sì. Ah, ma no, no, l'ultima cosa vabbè, era praticamente da Roma in giù. Stamattina poi ho letto è caduto nell'oceano indiano. Vabbè, hanno provato un paio di signori cinesi, io vi amo tantissimo. Diciamolo. Ma ci date un attimo de pace. Calma. Un attimo. Ma l'ho detto anche prima. Un attimo. Va bene, allora io vi lascio. No, ma io volevo... No, stai qua. No, perché c'è una cosa che ti riguarda. No, stai qua. Sono stanchissima. Guarda, Mara... Non ho mai dormito. È l'effetto delle N adesso. Vieni. No, perché non ho mai dormito. Vieni, ragazzi. Allora, volevo dire che Mara, caro Fabio, ma perché è stata molto... Io voglio sapere una cosa. Perché a Rai 1 lei è tutta... Perché arriva qua? Che cos'ha questa scritta? No, non è vero, sbraca anche a Rai 1. Ma non è vero, sei mai sdraiata? No, non è mai successo. Ho fatto di peggio. Ma no, sdraiata no, no. Ho fatto di peggio. Ma non volontariamente, sei caduta. Ma non raccontarlo. Vogliamo fare di peggio, Fabio. Chiamate Marzullo. Non possiamo, c'è il Covid, lo farei volentieri. Sono vaccinata. Ma io no, non posso. Ma com'è che voi ancora... Non siete vaccinati. Ma no, dire a Sicilio. Scusa. E a Fontana? No, perché le regioni ciascuna ha un calendario diverso. No, perché Lazio siamo già ai 50. Oh, mamma io da mo che l'ho fatto il vaccino. Cosa hai fatto? E Pfizer. Ma mi è capitato, ma io so vecchia. Siamo in televisione, ragazzi. No, di che cosa state parlando? Allora, devo dire, è il tuo compagno. Perché noi a Lazio possiamo scegliere? Noi no, invece. Abbiamo Ma come mai? Ma che ne so, chiedi a lui. Ma perché io? Chiedi a lui, che ne so io? Ma io? Abbiamo 3 minuti e poi c'è la pubblicità. Ma come 3 minuti? È un'ora che te lo stanno facendo vedere. Vabbè, ma allora non si può fare niente adesso. Allora, incomincia. Allora mi sdraio di nuovo, dai. No. Ma senti, allora, dunque, io devo fare delle domande, però qua non si capisce più una mazza. Domande, sì. Allora, volevo sapere... No, quello non è il foglio tu mio. Tu sei stata molto corteggiata. No, non è vero, mai. Ma come? Ma smettila, ma c'è gente che non fa neanche più l'abbonamento allo stadio per vedere Domenica Inn, per vedere te. Come sei riuscita a corteggiare e a conquistare il tuo compagno Nicola? Con una pasta e fagioli, una buona pasta e fagioli. Ah, proprio leggerezza, massima. Meglio di qualsiasi altra cosa. Ah. Proprio con la cucina, l'ho conquistato con la cucina. Parli di Nicola? No, è che dipende. Cioè, di chi? Nicola, di chi parli? Con Nicola, come lo chiami? Passo Carraio? Nella... No, Nicola, Carraio. No, non avevo capito, cioè volevo capire a chi ti riferivi. Ma certo, ma certo. Nicola, pasta e fagioli, e poi c'è stata una serata a base di grappa. Loro si erano conosciuti molti anni prima, lui ha detto mi ricordo quella tua pasta e fagioli. Sì, e poi com'è finita dopo la pasta e fagioli? Bene, è finita bene, stanno insieme. Vai avanti, porca miseria. Sono 20 anni e continuo a fare una buona pasta e fagioli. Allora, senti, allora, facciamo una cosa, quando c'è la pubblicità voi ce lo dite e noi ci interrompiamo e poi riprendiamo, senza problemi. Va bene. Tu sui social dai l'impressione di cucinare sempre, fai 3 pranzi domande come spontanee? Tutti gli esseri umani.
domani o mangi a ciclo continuo come nelle crociere? Mangio continuamente, soprattutto in questo periodo della pandemia ho preso dei razzi. 13 kg dei razzi, capisci? Ma il razzo l'abbiamo superato, se no veramente sarebbe stato un incubo. Senti. Però adoro cucinare per me e per i miei amici, mi rilasso molto e poi mi piace anche mangiare. E tra l'altro volevamo dire a tutti che Venier, forse tu non lo sai, ma è un nome d'arte, che lei in realtà si chiama Mara Provolieri, come la provola. Sì, l'hai detto malissimo, non c'entra niente. Come? Non si dice Provolieri? Non è Provolieri. 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 Ma chi te l'ha scritta sta stupidata? No, io me la lei. Ma chi chiami di cognome? Povoleri. Ah, io ho scritto Provolieri. Perché volevi fare la battuta sul provolone. No, ho sbagliato. No, guarda, purtroppo... No, ma a me Provolieri piace molto. Provolieri, sì. Senti. E quello che chiamata... fa Luciana è tutto involontario. No, te lo dico. Volete fare voi due? No, dicevo che hai un alibi genetico. Allora, sì. Tutti ti chiamano però Mara Venier. Sì. Ecco, senza... Venier me l'ha messo il regista del mio primo film, ma non volevo assolutamente fare l'attrice. Accompagnai il marito che avevo allora a fare un provino. Capone. Il regista vide me, sì. Io non volevo assolutamente fare l'attrice e mi prese per fare un film anche molto impegnato, tratto da un racconto di Pratolini, Wanda. E questo regista che poi con questo film abbiamo vinto grandi premi a Venezia, cioè io nasco come attrice impegnata, anzi di un cinema di sé, cara. Perché pensa? Non mi guarda così. Pensa, è una scortesia. E allora quel regista lì, poverino che adesso non c'è più, mi disse no, però io vorrei metterti un nome che Povolieri. Si possa, no, non andava, che si possa pronunciare anche all'estero, Venier. 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 Di Venezia. Però Venier di Doggi. Venier. Ma a me piace molto, l'ho tenuto volendo. Sei soddisfatto? No, però adesso no. Venier sa un po' no, di amaro. Venier, non amaro. Venier. No, io invece... No, quello è l'amaro Averna. No, amara amaro. Venier. È in uno stato... capisci che è in uno stato di confusione? Va bene, no, non posso adesso. Ditemi cosa devo fare. Dai, vai avanti. Lo so io. Allora, ma che palle tutte e due, però! Ma cosa volete dalla ma mia vita? Ma perché lo chiedi a me? C'è lì, ma Antonio, chiedi. Questi qua che mi mandano il cartello, due minuti, tre minuti, un minuto. Dobbiamo mandare la pubblicità o facciamo la lettura? La lettura, la lettura. E la lettura però bisogna fare il cappellino della ma lettura. Non c'era una cosa di sì, importante. Io non so niente, sai. Allora no, tu sai benissimo. No, non so niente. Allora, dunque, praticamente e succede questo. Sì. Che io ho visto questa serie di Ammaniti che si chiama Anna, sì. No? E racconta, non so se tu l'hai vista, racconta la storia di un mondo dove arriva un virus che uccide tutti gli adulti e si salvano solo i bambini. Un altro. Ma tra l'altro l'ho scritto nel 2005. Abbiamo presentato qua il libro. Un altro. Appunto. E allora praticamente la mamma di questi bambini che sono i protagonisti scrive, compila un quaderno con le cose importanti che vuole lasciare a questi bambini. Allora io e Mara ci siamo sentite per telefono, sì. Mara Povolieri e non Provolieri. Come no, chiamami Provolo, che mi piace molto. Non ce la farà mai. La Provolieri. Mi piace molto. Madama sì. Provola. Provola. E? Abbiamo segnato insieme delle cose che per noi, in questo momento, perché poi il quaderno delle cose importanti cambia negli sì. anni, tu cancelli delle cose, ne aggiungi sì. delle altre. Le vostre cose importanti. Le nostre cose sì. importanti. È un elenco. Chi comincia, Mara? Io. Sì. No. Non prego. Pensare che quello che fai tanto non serve, anche il poco fa tanto. Posso? La realtà è sempre molto complessa, non esistono soluzioni facili. Se avanza roba nel frigo, non buttarla. Il livello è molto alto, Fabio? Aspetta. Se avanza roba nel frigo, non buttarla, fai le polpette. Il pane fa sempre ingrassare. Limita l'uso del pronome io, preferisci il noi. Leggeri non vuol dire superficiali. I cani e i gatti fanno bene al cuore. Non posticipare mai il piacere. Coltiva l'anima con quello che ti rallegra. Non restare mai senza un pezzo di cioccolata in casa. Ah, quella io non me la faccio mai mancare. Non lo dirò mai. Scrivi una lettera d'amore ogni tanto e fallo con carta e penna. Ci sono cose che il computer non sa dire. Diffida di chi non ama stagno e olio. I nipoti sono la cosa più bella che ti possa capitare invecchiando. L'aspirina guarisce quasi tutto. Non risparmiare sui ti amo, se ne sei convinto.
né sui vaffanculo, se necessario. Aiuta sempre un amico che se la passa male. Sii gentile con uno straniero in difficoltà. Un giorno quello straniero potresti essere tu. Perdona e dimentica. Guarda dove metti i piedi. Io rettifico. Perdono ma non dimentico. Pure dimenticare. No, non dimentico ma perdono. Allora, guarda dove metti i piedi. Fai sempre almeno una copia di tutte le chiavi. Pianta zucchini che crescono in fretta. Fermati ogni tanto. Porta sempre un libro con te e canta più che puoi. Se vedi un parcheggio vuoto, anche se lontano, parcheggia, perché stai certa, non ce ne sarà uno più vicino a casa. Se compri una cosa su internet, ricordatelo, figlia mia, non sarà mai, 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 mai come nella foto. E sappi che se una cosa costa poco, vuol dire che vale poco. Lascia perdere gli aloni sui vetri, mamma non è mai riuscita a toglierli. E poi c'è una bellissima raccomandazione che nella versione Cenerentola, girata da Kenneth Branagh, pronunciato bene? Sì. La mamma di Cenerentola, in punto di morte, fa a sua figlia: sii gentile e abbi coraggio. E soprattutto non lasciare i pennarelli senza tappo, che minchia, si seccano. Brava Mara Venier, brava Mara. Brava Luciana. Brava, guarda che belle mamme, buona festa della mamma con voi due, con Filippa, ecco, guarda quante mamme che abbiamo. Allora, adesso mandiamo la pubblicità, e poi io rimango con Mara per parlare del suo libro invece. Rimani con me, vero? Certo. Sì, ok. Pare che arrivi un razzo. Pare che arrivi un razzo. Pubblicità. Un altro. No, scherzo. No, narco. Pubblicità, brava Lucianina.